Ciao a tutti amici di Cucina con Luca, ben ritrovati con me. Cosa non può mai mancare in una tavola di feste, che sia Natale, che sia Capodanno o che siamo in famiglia in una qualsiasi festa? Beh, devo dire le solite cose, quindi le olive, i tarallucci. E allora andiamo a fare proprio questi ultimi, tarallucci pugliesi. Davvero semplicissimi da fare. Io ho già una ricetta sul mio canale, magari se ve la siete persa. Vi lascio il link qua sotto dove potrete vederla. Tarallucci classici normali. Qua invece ci sbizzarriamo un po', magari ne facciamo qualcuno col peperoncino, qualcuno con i semi di finocchio, qualcuno lo lasciamo così al vino bianco normale e poi voi sbizzarritevi, paprika, insomma, quello che volete, quello che preferite. Si possono fare davvero mille gusti. Ricetta in verticale, quindi non li bollisco. Avendo un buon equilibrio di vino bianco e olio extravergine d'oliva, questa fase di bollitura non la farò, andrò diretti in forno. Quindi andiamo a vedere come si fa perché è davvero straordinario, facilissimi da fare, tutta un'altra storia da mangiare, direi, confronto a quelli commerciali. Andiamo! 500 g di farina 00 che tra poco setaccerò. Sono due bicchieri dell'acqua, capienza 200 ml ognuno. In uno c'ho un ottimo olio extravergine di oliva e nell'altro un ottimo vino bianco. E davvero sono questi due ingredienti qua che fanno davvero la differenza. Quindi rapporto 1 a 1. Il vino bianco fermo, mosso, non c'è nessun tipo di problema. L'importante è che sia buono. Avete presente i cucchiai da minestra? Eccone qua uno colmo di sale fino. Guardate che questa ricetta è davvero semplice, non abbiamo bisogno neanche delle grammature. Quindi sale fino un cucchiaio, un bicchiere di olio, un bicchiere di vino bianco e il nostro 500 g di farina 00. Peperoncino secco che io ho già sbriciolato qua dentro. Dei semi di finocchio, ci stanno benissimo davvero, questi magari sono troppi, io ne userò circa due cucchiaini. Allora, la primissima cosa che faccio, il vino bianco lo vado a scaldare al microonde. Eccolo qua, ma davvero 30 secondi, Si deve intiepidire. Naturalmente vi starete chiedendo, ma a che cosa serve questo passaggio? Beh, semplicemente per sciogliere bene il cucchiaio di sale fine che adesso vado a mettere nel vino. Ecco perciò. E ora con un setaccio e una boule qua sotto vado a setacciare tutta la farina. La setaccio perché prima cosa gli do un po' di aria, no? Quindi incorpora un po' di aria. Secondo, naturalmente se c'è qualche residuo di qualcosa, ecco, rimane lì e non ce lo portiamo dietro. E c'è anche una terza cosa che praticamente ce li fa rimanere ancora più friabili, Quindi mi raccomando, il consiglio che vi do è setacciare la farina anche a voi. Vedete, beh, alla fine magari facciamo una fontana qua. Cominciamo col vino dove ho sciolto il sale. L'ho sciolto qua dentro in modo che vada un po' dappertutto il sale, no? E quindi l'ho sciolto in un liquido. Ora amalgamo bene questo primo ingrediente, il vino bianco. Come vedete, mi sto bloccando con la forchetta perché è ovvio che manca ancora liquido, no? È giunto il momento di aggiungere l'olio extravergine di oliva. E qua la farina l'ho messa tutta e poi i liquidi perché io sono sicuro delle dosi che faccio, anche perché lo faccio sempre. Quindi tra poco, ma tra pochissimo, avremo un bel panetto liscio e omogeneo. Continuo a impastare io, Anche 30 secondi con la forchetta e guardate qua, abbiamo già ottenuto un panetto che ha un profumo meraviglioso. Con una spatola, un tarocco, una marisa come queste, raccogliamolo tutto al centro e poi gli diamo due colpi a mano. Ora prendo la mia bella palla, che è bella umida, come vi dicevo, guardate, la metto qui, una spolveratina leggera di farina. E basta, questa qua tenetevela come extra. Dopodiché, con le mani andiamo semplicemente ad asciugarlo un po', ma non tanto, deve rimanere appiccicoso. Ecco qua, praticamente è già pronto il nostro impasto.
A questo punto dividiamo questo salsicciotto qua, cercate di dargli una forma regolare, magari in tre parti, 1, 2 e 3, in modo che magari facciamo questa centrale qua normale, questa qua col peperoncino e questa qua con i semi di finocchio. Allarghiamo un po' e andiamo dentro col peperoncino. Eccolo qua. E ora non facciamo altro che impastarlo così. Quindi quello al peperoncino è pronto. Ora andiamo a fare quelli con i semi di finocchio. Voi sbizzarritevi come volete, qua c'è solo da divertirsi. Vado giù, ecco, direi che questi sono più che sufficienti. E lavoriamo anche questo impasto con i semi di finocchio. Guardate l'impasto come quasi si riattacca, È molto umido, ve lo faccio vedere bene, vedete? Ma è così che deve essere. Non si appiccica alle mani, però è bello umido, quindi bello olioso e bello unto. Sarà tutto qua il trucco per farli venire belli friabili. Quindi non aggiungete più farina, Impastate piano piano, dopodiché sono pronti. Eccolo qua, peperoncino, semi di finocchio e normale. Allora, qua piano piano, perché comunque non sono degli gnocchi che hanno farina, quindi è molto unto, come vi dicevo prima, l'impasto. E allora ci dobbiamo andare piano, Circa 10 cm di lunghezza più o meno, insomma, no? Dopodiché lo prendiamo in mano e facciamo questo gesto qua. Basta. Via, mettiamoli tutti in fila qua. Direi che questo lavoro è il più divertente fino a un certo punto, perché quando ne fate tanti sarà un po' noioso. E allora cosa fate? Fate partecipare magari i vostri bambini, in modo che vi divertite voi e loro. E anche la forma la potete cambiare. Ecco, questa l'ho finita con i tarallini misti, di qua quelli con i semi di finocchio e a sinistra quelli col peperoncino. Sono circa 42-43 di là, Qua, come vedete, ho un'altra teglia, perché comunque su mezzo chilo, diciamo, ne escono fuori. Io non li faccio piccolini per via delle dita grosse, Però magari voi siete più bravi, avete le dita più piccole e magari vi escono fuori una teglia e mezzo che saranno più o meno 100 tarallini. Io invece, per via di queste manone, ne farò circa una settantina, Questa ricetta qua è perfetta per le feste, perché farete un figurone, lo posso garantire, Non c'entrano niente con quelli commerciali. L'unico lavoro lungo è appunto farli così, Come avete visto l'impasto davvero vola. Invece qua non nego che mi ci sia voluta una mezz'oretta buona, Ma voi divertitevi con i bambini, con i nipoti, con chi volete. Forno 190 gradi statico per circa 30 minuti, Devono avere delle macchie di doratura qua e là, non troppo dorati, perché sennò seccano e invece devono rimanere friabili, ma dopo si vanno a vedere, sono belli gonfi, una leggera doratura, li vedremo più tardi. Vado in forno. Mezz'ora esatta, guardate che meraviglia, questi sì che non devono assolutamente mancare. Allora, devono iniziare a dorare, perché? Guardate, vedete, se iniziano a dorare sopra, devono rimanere piuttosto bianchini sopra, qualche macchia di doratura qua e là. Sotto naturalmente sono cotti a puntino, vedete? Perché sono a contatto con la teglia naturalmente, se no si rischia di bruciarli. Non vi preoccupate, adesso sono bollenti, Fateli raffreddare, saranno friabili e davvero non avete idea che gusto che hanno. Guardate che meraviglia ragazzi, taralli pugliesi, in questo caso li ho fatti al peperoncino normali e con dei semi di finocchio, ma sono buonissimi, guardate che colore, ma da non credere, sono bollenti, però comunque ve ne voglio rompere uno davanti, davvero guardate com'è friabile, ma davvero non vogliamo assaggiarcelo uno? Buonissimo.
sono friabili. Non che ci spacchiamo i denti come quelli commerciali, ma davvero, con cosa si aprono i pranzi per le feste se non con olive e tarallucci? Ragazzi, ciao!